hanno seguito la conferenza stampa di questa mattina a Torino, quindi quella di oggi non è una conferenza stampa, è un momento in cui ringraziamo la città di Torino che è con noi, non c'è il sindaco ma c'è l'assessore alla cultura, c'è Rossagni, presidente dell'associazione, Micheli che è presidente dell'associazione di Milano Mito, e i musicisti che ci hanno iniziato a portare dentro l'atmosfera di Mito. Mito è per Milano alla seconda edizione, è alla 30ª per Torino, è già uno dei festival più importanti d'Europa, l'obiettivo è di renderlo uno dei più importanti del mondo. L'anno scorso abbiamo avuto tra Milano e Torino 160.000 visitatori che hanno ascoltato le meravigliose musiche. Quest'anno il programma è straordinario, ve ne darà una illustrazione magica, devo dire, Rostagno. E la cosa fantastica è che Mito sarà a Milano per queste 3 settimane di settembre in tutta la città. Quindi la musica che entra nei luoghi della città, esce dai luoghi chiusi dove in genere la musica era chiusa, entra nella città, nelle chiese, nei chiostri, nelle università, ma anche all'arena, nelle piazze, nei giardini, nei parchi, quindi oltre 60 luoghi della città che ospiteranno oltre 4.000 artisti che vengono da 33 paesi. Dall'Afghanistan all'India, dall'Ungheria all'Ucraina, al Canada, agli Stati Uniti, davvero c'è tutto il mondo. Musica di ogni tipo, ascolterete poi il direttore artistico che la sintetizzerà molto meglio di quanto non possa fare io. È musica per tutti, tra il 55% e il 60% di tutte le iniziative musicali saranno gratuite, quindi con questo cerchiamo di dare davvero a tutta la città la possibilità, l'opportunità di ascoltare grande musica, musica lirica, sinfonica, jazz, etnica, rock, quindi musica di tutti i tipi. È ormai davvero un grande appuntamento che si va consolidando su una collaborazione Milano-Torino che è sempre più solida, una collaborazione partita dalle collaborazioni industriali. Io dicevo questa mattina, le infrastrutture immateriali, vale a dire la cultura, forse sono il modo migliore per consolidare davvero una grande alleanza tra queste due città. Lascio la parola all'assessore alla cultura di Torino, poi al direttore artistico e al presidente Micheli. Grazie per essere qui, ancora grazie ai gitani che hanno iniziato a farci immergere in questa magica atmosfera di Mito, e arrivederci a settembre.